così da primo impatto, secondo te, tre mesi che lì o l'hanno portato là? Dico dopo, sì. Il corpo. Ma il corpo non è che ho visto il corpo subito, prima cercavo il mio aeroplanino. Il corpo era lì un metro e mezzo, neanche... È ancora sotto shock Ilario Scotti, l'uomo che sabato scorso per caso ha scoperto il corpo di Iare e ha chiamato subito il 113. Era coperto di sterpaglie, di fango. No, era proprio supino, come sapete già, supino come fosse stato sulla schiena e basta, tutto lì. E vedo una cosa nera, qualcosa di nero, un mucchio mi sembravano strazi all'inizio. Ho detto, boh, guardiamo un attimino. Al primo momento, dagli strazi sono passato al manichino. Mi sembrava un manichino, mi sembrava qualcosa di strano, di buff. Ma era a 2 metri di distanza, ma non focalizzavo il discorso perché non mi immaginavo niente di trovare chissà che cosa. Ho chiamato subito perché non... Ho detto, forse ho trovato un cadavere, non lo so. Dove? Madone? Tra Madone mi dica la via, non la so la via. Qui l'unica cosa che identifico la zona è la fabbrica, è il... Ancora con l'immagine negli occhi. L'ho stampata, signora, cioè non è che... E che l'ho guardata 3 volte in tutto, non è che sono stato lì a vedere più o meno.